In questo video parliamo di come trovare e perseguire lo scopo della tua vita. Buongiorno, io sono la dottoressa Federica Piana, psicologa e psicoterapeuta ad approccio umanistico integrato. Se sei interessato ai temi della crescita personale e della psicologia, iscriviti subito a questo mio canale YouTube. Sono anche l'autrice dell'ebook Le 5 ferite emotive primarie. Ritrova il tuo benessere imparando a capirle e a guarirle, che puoi scaricare gratuitamente dalla home page del mio sito. Ti lascio il link qua sotto nella descrizione. Allora, perché è importante avere uno scopo nella vita? Perché è come poter contare su una bussola interiore, quindi poter disporre, no, di una bussola che dall'interno ti aiuta a discernere che cosa è importante per te e cosa non lo è. Quindi è un qualcosa che ti aiuta ad affrontare e a superare qualunque ostacolo, no? E ti consente anche di ritrovare la motivazione nei giorni più bui, ad esempio quando ti senti sotto lo scacco, no, dell'apatia, della mancanza, insomma, di spinta e di interesse verso qualunque cosa. Allora, voglio sfatare il mito per cui devi essere sempre motivato per raggiungere i tuoi obiettivi. Non è affatto così. La motivazione è uno stato mentale che va e che viene, no? È altalenante, quindi non ti puoi affidare a lei, alla motivazione, proprio perché un giorno c'è ed è pure alta, mentre un altro giorno non c'è o scarseggia. Quindi ti puoi affidare ai tuoi scopi, quindi a quegli intenti profondi e per te irrinunciabili che danno un senso al tuo percorso su questa terra e che ti rappresentano, quindi che parlano proprio di te come essere unico ed irripetibile. È per questa ragione che puoi imparare tutte le tecniche anti-procrastinazione, le tecniche sulla produttività personale e sulla gestione del tempo, ma se non hai la più pallida idea di che cosa fare nella vita, queste tecniche sono soltanto dei palliativi che magari ti faranno trascorrere decentemente alcune giornate, ma che non saranno significative in alcun modo. Allora, la prima cosa essenziale che ci tengo a dirti è questa: prendi una decisione, quindi decidi subito se sei al mondo per crescere o semplicemente per sopravvivere. Non ci sono vie di mezzo, perciò parti da questo atto di coscienza, di onestà integrale. E come puoi riuscire in questa impresa? È una cosa fondamentale, no, che voglio svelarti. Per individuare il tuo scopo nella vita devi smettere di cercarlo e piuttosto concentrarti sull'ascoltare te stesso. Sì, devi sospendere questa ricerca e rivolgere l'attenzione a te stesso, al tuo mondo interno. È probabile, no, che tu abbia tentato di ottenere le risposte a questa ricerca, no, a questa indagine, guardando al di fuori di te e osservando quindi le scelte, i valori, gli esempi forniti da genitori, altri familiari, amici, insegnanti, oppure puoi aver fatto una scorpacciata di libri, di manuali di crescita personale, di corsi su come trovare il tuo scopo nell'esistenza, ad esempio, no, l'ikigai, per come viene descritto, no, nella tradizione giapponese, o in qualunque modo tu voglia chiamarlo.
Ma la conclusione, no, a cui sono arrivata, sia grazie al mio percorso come individuo, no, sia grazie al mio lavoro, quindi lavorando con le persone, con i pazienti, ho capito che la ricerca avviene dentro di te. Mi spiego, io non mi fraintendere, non intendo dire che ti devi isolare da tutto e da tutti e ripiegarti su te stesso, rimuginando all'infinito. Intendo piuttosto che, interagendo con il mondo esterno, le persone, facendoti delle esperienze, tu e solo tu puoi trarre le migliori conclusioni e comprendere appunto quali sono i tuoi scopi. Nessun altro può e deve farlo al posto tuo, anche perché il tuo scopo non è vincere una maratona, fare soldi a palate, ottenere un lavoro strapagato, crearti una famiglia perfetta o altri traguardi di questo genere, perché finché ti appellerai a tutti questi obiettivi in un certo senso esterni, non appagherai mai completamente il tuo senso di scopo, cioè il tuo bisogno di trarre un significato ricco, profondo, edificante dalla vita, ma ti rifugierai in degli obiettivi che potranno farti sentire adeguato nella norma e che ti regaleranno uno status anziché un'autentica gratificazione. Il tuo grande scopo nella vita è conoscere te stesso e dare alla luce la persona che sei destinato a diventare. Infatti non puoi capire che cosa fare se prima non capisci chi sei, no? Se non metti a fuoco la tua identità. Per farlo, un primo passo basilare è liberarti dai condizionamenti, quindi da quegli schemi mentali in cui sei imprigionato. Si tratta di inganni della mente, di vecchie storie del tuo passato, vecchi cliché. Questi schemi si associano a emozioni, pensieri ed azioni che, guarda caso, ti portano proprio a confermare questi stessi schemi in una circolarità distorta e controproducente. Di fatto, gli schemi lottano per sopravvivere, tendono ad autoalimentarsi, quindi il tuo compito è illuminarli con il faro della consapevolezza e rivederli, metterli in discussione, quindi scrivendo, no, delle nuove storie che rappresentino la persona che tu sei adesso con le tue capacità e le tue risorse. E adesso voglio introdurti il concetto di daimon, perché è molto potente, molto incisivo sull'argomento degli scopi. Allora, lo psicoanalista James Hillman, studioso dei miti e degli archetipi, riprende appunto questo concetto nel suo libro Il codice dell'anima e parla del daimon come di una creatura divina, no, che ti accompagna a compiere il progetto interiore, no, il disegno della tua anima in un certo senso. Questo concetto del daimon si spiega molto bene con la teoria della ghianda dello stesso Hillman, quindi come nella ghianda è presente la quercia allo stato potenziale, così tu prima della nascita ricevi un daimon che poi diviene parte di te e ti accompagna nella vita anche se non ne sei consapevole. Ma in che cosa consista il tuo scopo, il tuo daimon e come arrivarci non sono chiari, non sono immediatamente leggibili. Quindi diciamo, sta a te intercettare, no, i segnali della tua anima e quindi captare la tua vocazione. Quindi il daimon ha un ruolo preciso: portarti a creare un conflitto, no, tra la vita attuale che conduci e le tue vere inclinazioni e i veri bisogni interiori, per aiutarti ad accordarti alla tua vocazione. Quindi da un lato ti protegge aiutandoti nelle sfide e nelle difficoltà della vita e dall'altro lato ti pungola, no, ti tormenta fino a quando tu non gli dai ascolto e dignità e non inizi a portarlo alla luce e ad esprimerlo. Devi sapere che il daimon non è parte del tuo ego, quindi è ben altra cosa rispetto ai ruoli e alle maschere che magari indossi nel quotidiano. Per trovarlo, infatti, ti serve di calarti in un percorso e di fare un buon lavoro di consapevolezza interiore.
Passiamo adesso a alcuni punti cruciali del video, quindi ai passi che tu puoi compiere proprio per scoprire, per avvicinarti al tuo daimon. Allora, se hai scelto di crescere, non solo di sopravvivere, significa che ogni decisione che tu farai andrà a migliorare la tua esistenza. Puoi pensare, ad esempio, che se non hai ancora trovato il tuo scopo, perché si tratta di un arcano, no? Di un qualcosa di misterioso, di inarrivabile, qualcosa di così distante dalla tua vita attuale che potresti addirittura provare proprio un'ansia, no? In questa indagine interiore, ma non è necessariamente così, cioè non è necessariamente un qualcosa di inarrivabile. Infatti, se guardi alla tua storia, puoi intravedere passioni, interessi ed attitudini che hanno sempre fatto parte di te, magari fin dall'infanzia, no? E sono magari degli elementi ricorrenti, no? Degli elementi costanti che tornano. Quindi il mio consiglio è di farne una lista senza rimuginarci, quindi senza starci a pensare troppo, e poi di mettere in ordine questi elementi ricorrenti, così da iniziare a comprendere l'entità, la rilevanza e anche la priorità di queste costanti, no? Di questi elementi ricorrenti, no? Nella tua vita. E facendo questo esercizio noterai anche che tra questi elementi ci sono delle connessioni, Quindi mettili in correlazione tra di loro, andrai, no? A ricomporre come una sorta di mosaico complessivo, no? Di disegno che a poco ti indicherà una strada da percorrere. Il mio consiglio è di farlo prima possibile. È un esercizio da una parte semplice, ma richiede anche volontà e coraggio. E datti questa possibilità. Sei il solo che ha il potere davvero di comprenderti a fondo, di individuare il tuo scopo, no? E di portarlo alla luce. E questo naturalmente perché non esiste nessun altro al mondo uguale a te. Il posto che tu occupi su questa terra è unico e originale, no? E sta a te ricoprirlo, no? In un modo autentico. E poi riaccendi, no? Questa fiamma potente dentro di te con l'azione. Inizia ad agire. È a questo punto poi del processo che incontrerai le maggiori resistenze, quindi ti imbatterai in paure, in dubbi, anche a volte insomma in esitazione, in mancanza di motivazione, e potrai anche riscontrare magari una mancanza di sostegno o incomprensione da parte delle persone che ti stanno accanto e anche che ti vogliono bene. Non farne un dramma, ogni cambiamento spaventa. Pensa che se per te è difficile, immagina quanto lo sia per gli altri, no? E vederti muovere verso direzioni inaspettate. Quindi questi sono, diciamo, degli intoppi fisiologici, fanno parte del processo. Il tuo compito è proseguire sul tuo cammino prendendoti sempre maggiore responsabilità e diventando veramente l'artefice della tua vita. Potrai comunque essere di aiuto, di supporto alle persone a te care, pur incarnando la tua missione di vita. Anzi, potrai essere, ad esempio, no, a chi ancora non ha magari intrapreso un simile percorso di cambiamento e di evoluzione, magari si trova imprigionato nei suoi vecchi schemi e nei suoi vecchi cliché. Ecco, e voglio concludere il video di oggi lasciandoti alcune domande davvero cruciali rispetto agli scopi della tua vita. La prima è: come immagini la tua vita tra 5 anni? Quindi prenditi alcuni minuti, no, per rimuoverti dalla frenesia del quotidiano e scrivi nei minimi dettagli quella che ti immagini sarà la tua vita tra 5 anni. Poi
Poi, quali sono le tre tue più grandi doti? Non basta infatti essere entusiasta di un qualcosa per farne uno scopo, no? Della vita. Devi anche, diciamo, dimostrare un talento che sia riconosciuto dagli altri. Quindi scova le tue tre più grandi capacità facendo sia un'onesta autoanalisi, ma anche ricorrendo ai feedback positivi che hai ricevuto dalle persone che ti conoscono bene. Poi, una domanda cruciale: per che cosa sei disposto a soffrire? Chiediti sinceramente per che cosa sei disposto a fare sacrifici e a posticipare la gratificazione. Un'altra domanda: che cosa faresti se non avessi paura? La paura, come ti ho detto in molti video, è un meccanismo evolutivo prezioso, indispensabile alla sopravvivenza, ma se la includi in ogni tua previsione sul futuro, il rischio è di sviarti da una rotta positiva e di intrappolarti in una visione nel futuro disseminata di pericoli. Quindi chiediti che cosa faresti se tu non avessi paura. E poi chiediti che cosa faresti se tu fossi sicuro di avere successo. La paura del fallimento è una delle paure più grandi. Quindi nel porti questa domanda, proiettati in un futuro di sicuro successo, di sicura, riuscita. E in ultimo, quale lavoro saresti disposto a fare anche gratuitamente? Questa è una domanda spinosa ma rivelatrice, no? Quale lavoro, quale mestiere saresti disposto a svolgere con impegno se non venissi retribuito? Mi fermo qui per oggi, mi rendo conto, insomma, che è un materiale veramente molto vasto, ma ho cercato di condensare, insomma, alcuni suggerimenti, alcune linee guida, almeno quelle che ho trovato essenziali. Spero che questo video ti sia piaciuto, se è così, lasciami un like di supporto, commenta con la tua esperienza, iscriviti al canale e fallo conoscere ad altre persone interessate a questi temi. Vieni anche a trovarmi sui miei altri canali social, su Instagram mi trovi come Federica Piana Psi, mentre su Facebook come dottoressa Federica Piana. E vieni anche a trovarmi sul mio sito web www.federicapianapsicologa.it per saperne di più su di me e su come posso aiutarti. Se poi vuoi metterti in contatto diretto con me, scrivimi un'email a studio.pianafederica@yahoo.it. Io ti ringrazio davvero moltissimo per la tua attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video.